Marco. Amici miei, ho comprato una barca per andare a pesca il lago e oggi siamo in un lago particolare, il lago di Scandarello ad Amatrice. La mia fuga con la barca di Adriano è durata poco, è tornato il proprietario Adriano, guida di pesca, l'avete già visto in altri video che abbiamo fatto insieme a Bracciano, però oggi siamo a Scandarello, come lago ho detto, di Scandarello. Un lago che sta praticamente sotto Amatrice, sì. Famosissima per la matriciana, purtroppo anche famosa per il terremoto che c'è stato qualche anno fa, però vogliamo cercare di prendere Lucci, perché Adriano fa il mestiere più difficile del mondo secondo me, cioè far prendere Lucci alla gente. Speriamo di riuscirci. Abbiamo 2 giorni. Il lago è un po' di tempo che ha iniziato a funzionare perché l'associazione Lenza Club ha creato un bellissimo no kill regolamentato, Lucio. E quindi i pesci sono già diversi anni che rimangono tutti dentro e quindi e speriamo bene. Dovrebbe andare bene, speriamo. Sì, speriamo. Quindi esche pesanti, artificiali, guadino molto generoso. Mettiamoci in pesca, Adriano ha già iniziato. È primo lancio. Ok, inizio pure io. Il mio setup da Lucci, ormai lo conoscete, è la Fioretto Essence da casting bellissima che lancia fino a 110 grammi di esche, un'azione regular fast abbinata ad un Tatula 300, un inellone con un trecciatone spesso e un cavetto in titanio. Poi come esca voglio iniziare con il Molix Hybrid Swimmer, una novità del 2023, 70 grammi di esca, 16.5 cm, ha una sola ancoretta sotto che si attacca tramite un magnete ed è libera di ruotare, questo è molto importante, lo dice sempre Adriano che l'ancoretta si è libera di ruotare perché appunto quando uno allama un pesce questo molto spesso dà queste testate e rischiamo di perderlo, invece in questo modo l'ancoretta a seconda. Nulla, lancio, via! Allora, iniziamo pescando a sponda, in mezzo alle strutture, e sull'erbaio ci siamo. L'erbaio sta a 6 metri con l'erba che arriva fino a 4, quindi ci sono 2 metri d'erba. Perfetto. E dentro a questi 2 metri d'erba sicuramente ci stanno ficcati i lucci. C'è sole ma ci sono anche nuvole, ci aspettiamo durante la giornata anche un po' di pioggia, quindi le condizioni ci sono. E poi è un lago questo che sta a 900 e passa metri di altitudine, per cui anche se è quasi estate praticamente qui i pesci non soffrono il caldo perché comunque l'acqua rimane abbastanza fredda, giusto? Esatto. Ho anche la combo da spinning, la St. Croix da 2 once e il BG MQ 6000 che voglio farlo cantare, voglio sentire la frizione di sto mulinello, e ho il bellissimo RT Shad. Mannaggia a loro, quanto sono difficili sti lucci. Quanto sono difficili quando non mangiano, perché poi quando mangiano sono estremamente semplici da pescare. Sì. Adriano ha detto che non mangiano perché noi non abbiamo mangiato la crostatina. Adesso mangiamo la crostatina e mangeranno anche i lucci. Certo. Gli diamo un pezzetto di crostatina anche ai lucci, chiaramente. Io provo il Lover Spoon, colorazione persico reale. Che dici? Lancio sotto sponda e anche parallelo la madonna, anche parallelo sulla sponda la sotto barca, com'è l'erbaglio? Ah sì, cerchiamo sopra i pesci. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Eccolo pesce, pesciolino non grosso però lucetto. Ho un baby. È andato. Carino però. Comunque la mangiata, piccolo o grosso che sia, è sempre bella. Questo era 40 a dir tanto. Do you believe you can do anything? The
c'è. Boh, pare bello. Bello, 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 bello. Bellino. Guadino, 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 guadino. Sica! Oh! Bellino, dai! Bello, bello, ondulante! A ondulante! Ah! Attenzione, attenzione, eh! Molix Lover Spoon! Pesciolino! Ha colpito ancora! Dopo il primo pinellissimo, questo è un pesce più carino. Certo, non fa ancora onore a quel guadino grosso, però adesso lo vediamo. Lucciotto di Scandarello! Quanto sarà? 65, 60? Ma sì! Bellissimo! Sono super contento, come prima cattura ci sta. Bello. È proprio bello, sì. Grande, grande. Continuiamo. A questo punto continuiamo con l'ondulante. Sto lanciando verso la sponda e venendo fuori perché c'è un bellissimo erbaio qua. Io ho montato uno sciaddino pesciolino con la testa piccolissima per pescare in superficie. Bene. È tosta, eh? È tosta. Però dai, qualcosa abbiamo visto prima di pranzo. Guardate che bello vedere questi alberi che vanno proprio in acqua. Bellissimo, secondo me. Adesso mangiamo, ci riposiamo, poi abbiamo tante ore ancora da pescare. Amico per viene a pescare con me questa. Mi faccio prendere il suo primo luccio. Là ci sono delle nuvolacce nere che portano pioggia, ma questo a noi va abbastanza bene perché deve cambiare qualcosa, i lucci si devono attivare, soprattutto quelli di taglia. Comunque concentriamoci sulle punte e sui scalini dove c'è un po' più di acqua, nella speranza che mo che si attivano i pesci, se si attivano parte qualcosa di grosso. E secondo me è proprio la bellezza di questo sport, sta proprio nella difficoltà di prendere il pesce. Sì. Perché è quello poi che t'attizza. Più è difficile, più quando ci riesci ti dà soddisfazione, infatti è così. E quindi c'è sta pure questo discorso di sfida umana nell'essere in grado di acchiappare. Eccolo! No, sasso, vaffan. Io. Abutobi gigante, bello. Oggi non so perché credo nell'ondulante. Con l'Abu Tobi. Questo inizia a essere un pesce interessante, eh? È il vecchio Tobi. È il vecchio Tobi. Tappetino bagnato. Eccolo. In forma, eh? È bello questo. Vai. 71. Dai, over 70.
Comunque è un bel pesce pesante, ciccione. Bello, sì. Over 70, ottimo. Ripartito È sotto. andato? Sì. Qua? No, no, è andato, ha preso subito il fondo. Ottimo. Ha mangiato là, in quella zona lì, di acqua bassa. Oh, bello? Lo Vai, perdo, vai. lo perdo, lo perdo. Lo perdo al 100%. Vai Adriano! T'ha mangiato qui Sì, sotto! sotto la barca. Grande! Eccolo qui, questa è la prova che a Scandatello ci sono i lucci grossi. Eh sì, Guarda. perché guardate un po', questo è stato morsicato da un Guarda qua. luccio che sicuramente era veramente grosso. Vai, rilasciamolo. Rilasciamolo. Luccetto anche per Adriano. Via. Ripartito. Bel pesce, molto combattivo, preso proprio sotto barca, mangiato all'ultimo, Sì, bellissimo. fantastico. Dato? No, pensavo facessi finta. Tornato preparato, ma ha mangiato bene. La mangiata della serata. Buongiorno amici, è l'alba di un nuovo giorno. Ci siamo svegliati prestissimo con Adriano. Fa molto freddo. C'è una nebbiolina che pervade il lago. Adesso scarrelliamo e poi vediamo se riusciamo a prendere il big. Ci abbiamo avuto qualche follower? Oddio, che bracciale che faccio un sacco di pesce. Eccolo! C'è! Prendi il godino. Che botta sul drop! Piccolino sembra. Piccolo. Sullo shad! Che botta, che figata però. Che emozione. Questa è la cattura che volevo fare con Adriano, cioè pesca sul drop, qui c'è una parete che scende e quindi uno lancia sui 10-12 metri, venendo su ho sentito la botta. Non un pesce grosso, però lo rilasciamo subito. Ottimo. Questa è un'esca che mi ha prestato gentilmente Adriano. Butcher, super lunga, 40 grammi la testa e la ricerca del big continua. A chi facciamo prendere il suo primo luccio, Adrià? Oggi facciamo prendere il suo primo luccio a lui, Mister Ranocchio. Vai, 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 un bel tuffo. Dai, buttati.
Eccolo. Grazie alla mia infinita saggezza utilizzerò questo Sharp Teeth uguale a quello che mi sono perso prima. Eccolo! Pescione, bello! Vai. Bello, bello Adrià! Ancora! Pescione questo, eh! Guardalo, guardalo, guardalo! Sì! Bello, bello, cazzo! Bello, mi ha mangiato in salita! Bellissimo! Era il pesce che cercavo, dai, non è enorme ma è un bel pesce. Quanto siamo? 75-80. Ragazzi, questa è la pesca che mi piace di più, con la gomma sul drop. Bel pesce, lo misuro al volo. Quasi 79. Vai, esposizione. 79. Il più grosso preso bello, finora. È bellissimo. Bello. Adesso sta qua, lo facciamo riossigenare prima di rilasciarlo, sempre con la massima cura. Preso con questo sciaddino, con una coda abbastanza lunga, ma non è un'esca grossa, perché stavamo pescando proprio profondi, con testone piombate grosse, ma esche piccole. E mi ha mangiato in risalita. Pazzesco. Sessione di pesca finita, 2 giorni al lago di Scandarello che non conoscevo, mi ci ha portato Adriano, guida di pesca al luccio principalmente, ma anche altre specie in tanti laghi d'Italia. È stata tosta, vero Adriano? Abbastanza tosta, sì. Perché uno pesca tantissimo per avere quelle poche mangiate al giorno, però dai, un ottantello è uscito, io sono soddisfatto. Alla fine qualche pesce sì, l'abbiamo mosso, non è stato difficile, ma abbiamo ottenuto un buon risultato, sì, direi. Rivedrete sicuramente Adriano, vi lascio anche tutti i suoi contatti qua in descrizione se lo volete contattare per fare guide di pesca. Grazie per la visione, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Ciao!